Un collegamento telefonico con l'assessore del comune di Castellabate, Domenico Di Luccia. Assessore, come risponde al consigliere Luigi Maurano che ha fatto richiesta dell'autorizzazione unica ambientale per quanto riguarda gli impianti di depurazione di Baia Arena ad Ogliastro Marina? Cosa ha da dirci? Innanzitutto ci tengo a precisare che il comune di Castellabate ha provveduto con apposita richiesta a richiedere autorizzazione al comune di Montecorice per versare le acque depurate sia del depuratore di Maroccia che del depuratore di Ogliastro, non direttamente in condotta sottomarina, ma in una vasca dove poi il comune di Montecorice provvede regolarmente a immettere nella condotta sottomarina. Quindi non è il comune di Castellabate a doversi preoccupare dell'autorizzazione AWA, ma è il comune di Montecorice che è l'ente che gestisce materialmente il processo finale di immissione dell'acqua nella condotta sottomarina. Ancora una volta il consigliere Maurano cerca il pretesto per polemizzare, per fare polemica pretestuosa e priva di contenuto politico e soprattutto di crescita del nostro territorio. Le dico subito che l'autorizzazione AWA di cui lui si preoccupa non è necessaria per il comune di Castellabate, e chiarisco: il comune di Castellabate ha sottoscritto ben 3 anni fa una convenzione con il comune di Montecorice, dove noi siamo stati autorizzati, previa richiesta da parte dell'ufficio, all'epoca seguito attentamente dall'architetto Forziati. Sì. Dove noi abbiamo richiesto all'ufficio di Montecorice l'autorizzazione per sversare le acque depurate del depuratore sia di Maroccia che di Ogliastro Marina nella vasca che poi doveva essere immessa nella condotta sottomarina. Quindi è il comune di Montecorice che deve preoccuparsi di ottenere questa particolare autorizzazione per immettere le acque depurate di Maroccia, di Ogliastro e di Casa del Conte nella condotta sottomarina. Inviterei il consigliere Maurano a preoccuparsi di cose molto più costruttive. Noi oggi finalmente possiamo fregiarci di un titolo di eccellenza. Gli ultimi dati pubblicati sul MURF della regione Campania fanno sì che Castellabate abbia ottenuto l'eccellenza su tutto il litorale di Castellabate per la pulizia e la cura del mare. Noi abbiamo realizzato, ci siamo sforzati, al di là della paternità, che pure è importante, perché qui bisogna chiarire anche questo. Nel lontano 2010, negli uffici della Regione Campania, il sottoscritto, insieme al sindaco dell'epoca, e questo nessuno lo vuole negare, siamo andati lì a firmare un protocollo d'intesa per ottenere questo finanziamento importante per realizzare la condotta sottomarina e per risanare finalmente il problema atavico che era quello dell'inquinamento della Baia Arena. Quindi al di là di questi pretesti, la cosa che mi preme sottolineare è l'importanza di aver risanato e di aver reso eccellente il nostro mare. Oggi Castellabate finalmente con orgoglio fa sventolare in ogni angolo del proprio territorio la prestigiosa bandiera blu per il 20° anno consecutivo. Quindi abbandoniamo ogni tanto questi pretesti, queste polemiche pretestuose che non ci portano da nessuna parte, se non quello di far non crescere ma decrescere il nostro paese.